Di fronte alla barbarie, di fronte all'ingiustizia, tutte queste persone non hanno girato la testa, non hanno volto lo sguardo altrove. Hanno sconfitto, innanzitutto dentro loro stessi, la paura, l'inerzia complice, l'indifferenza, che come ci ricorda spesso Liliana Segre, cui rivolgo un pensiero affettuoso negli 80 anni della sua deportazione, è la più... L'indifferenza è la più perniciosa delle colpe.